manifesto per agevolare l'accesso delle ragazze nelle scienze, in particolare nelle scienze STEM. Perché questo è stato fatto? Diciamo, noi abbiamo cominciato col lavoro del B20, volevamo dare un qualche cosa di concreto, un insieme di principi che potesse aiutare, agevolare per renderci conto di quando noi produciamo degli stereotipi che spesso sono inconsapevoli, lo facciamo nelle famiglie, viene fatto nelle scuole e anche a volte gli stessi ragazzi li riproducono. E per questo noi abbiamo voluto dare un insieme di principi, un insieme di regole perché si prendesse consapevolezza di questa attività, perché abbiamo capito, e oggi è stato detto più volte, che studiare le STEM serve per il futuro, serve per il lavoro, ma è anche una questione di democrazia perché è inclusiva e permette a tutti di poter scegliere il loro lavoro, ovviamente chi ha questo talento. L'importante è credere in se stessi e poter fare una scelta libera. Come nasce l'idea del manifesto? L'idea del manifesto nasce nell'ambito del B20, la dottoressa Baracco era ambassador del B20 quando c'è stato quando l'Italia ha accolto il G20, cioè i 20 paesi del mondo, e lavorando con il mondo del business dei 20 paesi abbiamo deciso insieme con l'aiuto di Fondazione Bracco, quindi agevolati da Fondazione Bracco, di creare delle regole che potessero così essere firmate da tutti in qualche cosa che fosse partecipativo come questo progetto. E quindi il suo invito è stato quello di a tutti condividere e firmare il manifesto. Come possiamo farlo? Questo è sul sito mindstemgap.fondazionebracco.com, si può anche cercare mindstemgap o nel sito anche di fondazionebracco.com, ci spiega il manifesto, si può firmare, semplicemente scrive la propria mail, nome e cognome, poi ovviamente comparirà solo il nome e cognome. Abbiamo già 600 firmatari, aspettiamo tutti gli altri per arrivare a migliaia. A chiudere, un suo messaggio. Il messaggio è: ragazze, ce la potete fare, il mondo è di tutti voi giovani, ma voi lo sapete che potete farlo.